Aida Nizar continua a dare spettacolo anche adesso che, per lei, si sono spenti i riflettori del Grande Fratello 2018. Che ha seguito quest'ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Sa bene che la star iberica è stata una delle protagoniste più controverse di quest'anno. La concorrente spagnola, infatti, è stata un vero e proprio ciclone all'interno della casa, scatenando non pochi contrasti e dissidi con gli altri coinquilini, in primis con Baia Deim, che si è reso protagonista di uno spiacevole episodio nei confronti della dama, costatogli la squalifica dal programma. Aida Nizar del GF15 fermata dalla polizia dopo il bagno nella fontana di Trevi. Aida Nizar, nonostante ormai non faccia più parte dei concorrenti del reality show, continua a far parlare di sé. Le ultimissime di gossip di queste ore rivelano che la donna, a Roma, in versione turista, si è resa protagonista di un episodio poco edificante, facendo il bagno nella fontana di Trevi, allo scopo di imitare la magnifica Anita Ekberg nella Dolce Vita. Ebbene, il discutibile gesto di Aida Nizar di fare il bagno all'interno della fontana di Trevi non è passato affatto inosservato e ha subito attirato l'attenzione del passanti che in quel momento si trovavano nei pressi del celebre monumento capitolino e soprattutto della polizia municipale che è intervenuta prontamente. La donna, infatti, è stata subito fermata dai vigili urbani, i quali sono accorsi subito quando l'hanno vista entrare in acqua, facendo scattare una multa di ben 450 euro. Ma il colpo di scena è arrivato nel momento in cui Aida Nizar ha provato a contestare la sanzione comminatale dai poliziotti della capitale, ricordando che è laureata in giurisprudenza e che sa benissimo cosa fare e cosa no. Il video di Aida Nizar nella fontana di Trevi, scatta la polemica e la multa. Tuttavia, le lamentele e le proteste di Aida Nizar nei confronti della polizia municipale non sono servite a nulla, poiché alla fine è stata comunque raggiunta da una multa che la costringerà a sborsare 450 euro nella cassa del comune capitolino, Virginia Raggi ringrazia. Intanto, questa mattina, l'ex ceffina ha postato anche su Instagram il video del suo bagno nella fontana di Piazza di Trevi a Roma, scatenando non poche polemiche. In moltissimi, infatti, hanno puntato il dito contro l'ex concorrente spagnola del Grande Fratello 2018, ritenendo che si tratti di una grave mancanza di rispetto, dato che